Una delle più belle sorprese di questo inizio campionato, Kraja, sei arrivato forse un po' in ritardo di condizione, ora sei insostituibile. Sì, diciamo che all'inizio ho faticato un attimo perché comunque fisicamente ho bisogno un po' di settimane per entrare in condizione. Però ora mi sento meglio fisicamente, partita dopo partita sto accumulando comunque sempre benzina nelle mie gambe e si cerca di andare avanti e mi sento sempre meglio. Sia da playmaker che da mezzala. Sì, come ho detto anche precedentemente, nelle altre interviste, io mi sento di poter fare qualsiasi ruolo in mezzo al campo. Mi adatto dove mi mette il mister, quello che mi chiede di fare, e cerco di farlo al massimo. L'escano sorride. L'escano sorride adesso che segna e vanno bene le cose, poi speriamo vadano bene ancora. Sì, ti chiedo un po' di raccontarci la tua storia, perché tu arrivi dall'Atalanta, ma se guardiamo a Kraja più piccolo, qual è la storia calcistica di Erdis? No, io sono cresciuto calcisticamente sempre all'Atalanta. Se vuoi sapere una chicca, io ho fatto per tanti anni il difensore centrale, quindi sono cresciuto dietro. Poi negli ultimi anni mi hanno messo mediano e da lì non mi hanno più sostituito, quindi meglio così che rispetto a difensore centrale. Kraja e l'Italia, raccontaci la tua storia. Beh, Kraja l'Italia, cioè, c'è tanto da dire e poco da dire perché alla fine mi ha dato tutto, nel senso il fatto di nascere qua, il fatto di crescere comunque, come ti ho detto prima, nell'Atalanta è stato comunque un bel percorso per me. Poi ovviamente per quanto riguarda anche la nazionale sono andato nell'Albania perché comunque non ho avuto modo di esprimermi in quella italiana, però sono aperto a tutte le possibilità. Ci speri ancora? Sono aperto, non dico mai di no e mai di sì senza avere un'offerta concreta. Anche Luca Mora scherza. Scherzano tutti, ma è il bello di questo gruppo, dai. Ci troviamo bene, è un punto forte nostro. A proposito di Luca Mora, centrocampista, goleador, soprattutto anche per te un riferimento, no? Sì, per me, per la squadra, per tutti, secondo me è un riferimento. Uno così fa sempre bene in qualsiasi gruppo. L'obiettivo sarebbe questo. Te l'ho detto, pensiamo all'Andria e poi ti dico nelle prossime interviste.